Human Portraits, che è partita a settembre, da un po' se n'è andato Paco Slate, che è stato il primo che ha fatto la personale, e vabbè, e si è dipanata nel tempo, nel corso di questi mesi, con vari modi di interpretare l'umanità, l'uomo e la condizione umana. Quindi era doveroso, secondo me, quando io un po' di tempo fa vidi nello studio a casa di Francesca questi due unici pezzi che c'erano la voce che erano sui manga, sulle anime manga, che generalmente è il nome con cui vengono intesi i cartoon giapponesi, sono quelli, diciamo, che poi storicamente nascono da, addirittura negli anni 20, negli anni 30, negli anni 40 si sviluppano con un famoso personaggio che poi verrà riproposto anche dopo, per avere una loro vita che camminerà poi con personaggi ripresi anche dalla letteratura europea. Quindi c'è un passaggio tra quella che poi era una doppia filosofia che io ho colto subito quando ho visto i suoi quadri, perché chiaramente i manga in qualche modo mettono insieme due anime che i giapponesi stesso avevano unito, che una era la buddista e un'altra ovviamente era quella che costruiva l'idea, e quindi della pace, quindi rappresentare le idee, come raggiungere la pace, e ovviamente c'era l'altra parte che era quella di raggiungere il bello, che veniva poi definito in un'unica parola, che è il Bushido, che completava, diciamo, questo che era una modalità di concepire filosoficamente proprio nella cultura giapponese l'idea di rimandare un cartone animato che venisse da un racconto, perché prima c'è il racconto, in questo caso di Oscar Aikeda, che è stata una grande scrittrice. Voglio dire, ci sono ovviamente riferimenti che a cavallo tra la fine degli anni 70 e tutti gli anni 80, fino ad arrivare agli anni 90 compiuti, costruiscono una via di un cartoon umano, quindi una rivisitazione dell'uomo, e non più i cartoni precedenti che erano cartoni di fantasia, quindi legati agli animali. Non voglio ritornare ovviamente alla Walt Disney con Topolino, con Paperino, ma anche per ritornare ai tempi miei c'era Jimmy Carter, c'erano cartoni di fantasia che arrivavano nell'umanità con Steino, con i Peanuts, ma che non avevano mai
avvicinato il racconto un po' romanzato che in quegli anni precedenti, negli anni 70, erano stati i fotoromanzi, i racconti di Delline. C'è tutto un periodo di romanticismo che cammina in tutti gli anni 70, che soprattutto era appannaggio delle ragazze, delle donne, ed erano l'emancipazione, anche quella, di una condizione femminile. Perché tutti questi strumenti, tutte queste varianti che portavano possibilità alle ragazze di allora di avere delle indicazioni altre rispetto alla famiglia, erano quelle che erano indicazioni ovviamente sicuramente centrate attraverso quello che era un unicum di canali che in quel tempo televisivamente, anche in base a una normativa nazionale, dovevano rimettere una parte di comunicazione istituzionale, quindi i telegiornali dovevano anche fare quella parte dedicata ai cartoon, e questa fu la legge Mammì che doveva rimettere insieme la possibilità appunto per i bambini di fare servizio quasi pubblico. Chiaramente divenne una corsa anche alla primizia, come dire, ad essere gli unici, e Francesca ha connotato bene, io non sono arrivato ancora alla parte, diciamo, pittorica, io sto ancora nella parte, diciamo, un po' di descrizione di quello che è un momento, un periodo anche di transizione, perché non dimentichiamo che negli anni 80 c'è la Milano da bere, negli anni 80 ancora non è arrivata Tangentopoli, negli anni 80 è ancora quel periodo di crescita. Ed è un periodo ancora dove la bellezza anche delle piccole sigle, che erano indicative ovviamente di una gioia, erano, certo c'erano anche quelle che erano tremendamente sfigate, però voglio dire, certamente rientravano in un compendio generale, perché poi i disegnatori erano tantissimi, ma è proprio il sistema giapponese che si muove verso la proiezione di una cultura che a sua volta è proiezione della cultura occidentale. Quindi c'è una sorta di boomerang, come dire, di lancio che tutta la produzione giapponese fa, che va nell'indicazione ovviamente di occhi poi molto occidentali, di grandi termini di racconti come la Bastiglia, quindi Maria Antonietta, la fine della storia, sì, la storia di Luigi XV, tutte le beghe chiaramente che c'erano a corte, quindi c'è anche una ricerca, come dire, di una storia forte, anche indicativa di personaggi forti, soprattutto di personaggi sfortunati, di personaggi che potessero indicare una via del bello da conquistare. E in questo tutti orfani. Ovviamente doveva venire la lacrimuccia alle ragazzette di 14-15 anni che, tornate da scuola, come scrive giustamente Francesca, non vedevano l'ora di regalarsi quell'ora, io non so quanto duravano, probabilmente mezz'ora, tutta la giornata, però tutta la giornata lo vedo, alla fine è caputo, voglio dire. E in questo termine rientrano chiaramente anche quella che è stata un'operazione che i giapponesi hanno fatto. Hanno vivificato, l'ho detto già prima, gli uomini, cioè hanno vivificato una componente del cartoon che, passando prima per i grandi Jigurobo, Goldrake, che ovviamente erano ancora figli di una concezione di funzione, qui si legano a una realtà, anche se totalmente romanzata. Ed è una realtà che deve inventare, appunto sul romanzo, una bellezza possibile che si deve conquistare dietro sofferenze inenarrabili. Questa è la condizione della vita, ma era anche la condizione di una sconfitta dei giapponesi nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'opportunità, il fungo atomico che ritorna in tutti i cartoni animati, ed era una piaga di memoria che loro si portano dentro, e quindi l'Occidente in quel caso loro lo vedono anche come termine di riscatto culturalmente con quello che loro avevano proposto, tanto da tirarsi addosso le ire ovviamente di tutto l'Occidente, che porta verso una lettura di una vita, soprattutto per le donne, di emancipazione, perché chiaramente tutte le eroine che in quel periodo diventano donne che riscattavano con l'intelletto, con la pigrizia che è figlia dell'intelletto, e anche con la capacità manuale di combattere, quando il premio Oscar ovviamente è proprio l'esemplificazione, ma voglio dire, se invece
un ritorno verso un fumetto quasi alla Betty Boop, in realtà c'è sempre l'indicazione di una donna comunque che deve avere attenzione e che è quella che sta al centro di ogni storia. In questo già i fumetti degli anni 40 giapponesi raccontavano fino agli anni 70 l'importanza ovviamente del ruolo femminile nella storia dell'umanità e soprattutto nella produzione sociale. Questo è il titolo di cui si dà. Arameggio di Titan 3 lo vedevi solo su Orion, su Telecapri vedevi solamente la movie Telecapri, voglio dire, erano delle specifiche, erano delle esclusive che in realtà però Francesca in questo caso, passando ora alla parte, come dire, artistica, la parte anche per cui Francesca ha reso questi personaggi ritratti, la ritrattistica da sempre rappresenta il potere. La ritrattistica da sempre rappresenta dei visi, i visi rappresentano chi poteva permettersi di essere rappresentato e se io avevo la possibilità di essere rappresentato, nella rappresentazione del me rappresentavo tutti quelli che erano dietro di me. In questo senso il fumetto che diventa un'invenzione di un personaggio che non c'è, con l'operazione chiaramente pop nelle non tanto nella stesura ma nell'identificazione di idoli, non idolatri ma idoli che arrivano a comprendere quella che è stato un periodo di crescita solo per quel periodo, ma è diventato già ricordo, è diventato già passato, anche se vanno ancora in televisione, anche se il processo ovviamente è lungo, d'altronde noi vediamo tutti calze lunghe che quando noi eravamo piccoli vedevamo in televisione, lo fanno ancora e mia figlia che ha 9 anni se lo guarda. Quindi il processo però in quegli anni era un processo che doveva distogliere soprattutto i ragazzi dagli sconci che stavano facendo nei mercati finanziari già lunghi, che la politica stava compiendo nelle guerre e nei soprusi tra alternanze politiche, ed era quello che in fondo i giapponesi mettevano come catarsi della propria cultura. In qualche modo le ragazze occidentali hanno vissuto con il motivetto nella testa, anche con la convinzione che questi erano dei personaggi veri. E questa verità lei oggi la riporta nella sua verità come idoli da rappresentare, ovviamente però nella dinamica di quel tempo preciso, dei 3 mesi, autunno, inverno o primavera, estate, delle stagioni e degli anni in cui sono partiti. Per cui è ovvio che la prima, come Fontana col primo taglio, è l'indicazione dell'unica verità che si conosce, la novità assoluta, la scoperta, perché se l'uomo non si fosse mosso a questo, ancora staremo a parlare ovviamente di la verità è che questi però identificano anche una stagione degli anni 80 che era sul termine di quella degli anni 70 dove le uniche grandi novità dell'architettura, del design e della animazione erano interpreti di un mondo che aveva raggiunto una sua fine. Perché già la pop art negli anni 60 aveva identificato chiaramente la fine delle sperimentazioni e arrivava alla ricontestualizzazione ovviamente di una ripetizione continua, fin quando non sono arrivate le arti visive del movimento del corpo che hanno aperto un altro aspetto. Ma qui la grande capacità di realizzare ritratti che ritraggono dei cartoon che però vengono realizzati alla stessa stregua di Obama, di Pino Daniele, dei personaggi della sua scuola, i suoi professori, indicano una sola cosa, che Francesca Di Martino è un artista che ha una sua cifra, che possono cambiare tutti i fattori ma il risultato non cambia. La bravura non è una cosa che si inventa, la bravura ci si nasce, quindi è una fortuna, ma la capacità è di saperla rendere piacevole a tutti. Perché io mi studio, però a Mediaset. Guarda, Mediaset in questo ha fatto così come là c'è Italia 1, qua c'è Rete 4 e poi c'è Odeon TV, che è una televisione che ha sdoganato anche i primi programmi diciamo comici. Io ricordo sempre Sarcinelli e Paolo Antoni in quella trasmissione spettacolare dove ci fu la famosa battuta, ovviamente non siamo noi che siamo razzisti,
sia voi che siete meridionali, grandissima capacità ovviamente di lettura, ma anche noi siamo in un periodo in cui le aspirazioni anche della televisione privata era quella di raggiungere i termini di quella pubblica, a parte poi l'uscita di Mediaset che ha portato sul commerciale. Ma Odeon era commerciale, Telecable è ancora più commerciale delle reti ovviamente Mediaset. Oggi siamo ancora più avviluppati di quello che è un nulla totale da parte delle televisioni cosiddette libere, e le televisioni che non sono libere ci propinano quello che vogliono loro. Noi non abbiamo più la possibilità di scelta, abbiamo la possibilità di acquistare. Quadro sociale, storico che ha descritto Gianni è ricevuto, quindi non c'è null'altro da dire. Quello, il focus su cui voglio appunto puntare l'attenzione è l'aspetto emotivo che mi ha portato a questo lavoro. Sono delle opere che avevo già cominciato diversi anni fa, non parte, però erano rimaste un po' accantonate, e come progetto è rimasto un po' accantonato, e qua in questa splendida sede, diciamo, è nata l'opportunità di poter estendere un po' il corpus di opere e di poterla portare così un po' alla luce. E chiaramente sono tutti i cartoni che hanno caratterizzato la mia infanzia, tutti quelli della mia generazione riconoscono perfettamente i personaggi, quindi non c'è bisogno di spiegare più di tanto, anche perché sono icone pop chiaramente, e ho inteso appunto estrapolare non dal fumetto, ma proprio dalle anime, quindi dal cartone animato, perché io ero più fruitore della televisiva piuttosto che del fumetto in sé, e quindi quelli che sono rappresentati sono dei frame specifici di un determinato movimento, quindi ho dei 24 fotogrammi presi in un determinato movimento, ho scelto quello che secondo me era più rappresentativo e l'ho poi reso chiaramente alla mia maniera, quindi con queste spatolate molto ampie, molto gestuali. Chiaramente c'è una resa tridimensionale del personaggio molto più ampia rispetto a quella che non è la resa invece dello simile di una vista in TV, dove i colori erano a tinte piatte, le campane erano molto stese, qui c'è più materia, quindi per esempio ho dovuto arrivare a una mediazione, perché il nasino tipico dei cartoni è quasi composto da sole due linee, invece in qualche modo c'è la volumetria senza però travisare l'immagine originale, perché altrimenti basta pochissimo, chi dirige lo sa, e si travisa completamente il personaggio. Questo, anche appunto dicevo, la scritta va a connotare quindi anche il momento in cui io ho visto il cartone per la prima volta, stavo lì in attesa, quindi Lady Oscar per la prima volta l'ho visto la sera con mia sorella, quindi lo davano alle 8 di sera, quindi era un po' unico rispetto agli altri cartoni che invece avevano principalmente una programmazione pomeridiana, con Bim Bum Bam, tutti sanno, dalle 4 alle 18 si stava lì seduti per ore, poi si poteva anche continuare con le reti private, che quindi danno anche una comunicazione regionalistica, perché chiaramente con il simbolo, l'icona di Telecable si va a creare un trasporto vero e proprio, un cartone prodotto in Giappone e visto a Napoli, c'è questa sorta di comunicazione tra me e bambina napoletana. In altre parti d'Italia lo vedevo, un altro pacchetto, per quelli napoletani si chiamano da quello di Telecable. Sì, infatti vedendo poi per esempio video su YouTube si vedono anche dei simboli appunto di Roma, così vedete lì, questa la cosa bella, Toscana, anche la storia, no, edizione libera, sì, rientri sul circuito. E poi nel 94 finisce. Sì, mi provo. Ecco, Oscar Mammì che deliberò e quindi le cose cambiarono, e forse anche favorevolmente, secondo me. E chiaramente quello che ha detto Gianni è giustissimo, io però ero piccola, quindi è ovvio che questa consapevolezza è nata dopo. Per esempio alcuni cartoni ho continuato a vederli, Lady Oscar ha ancora una validità, guardata da adulta, crea ancora commozione, crea ancora una risposta emotiva molto forte, diversamente da altri cartoni che invece sono veramente più vicini di Polignac, di Barì, la preparazione. Li ho visti tutti, devo dire, anche perché c'era una fiducia nella televisione dell'epoca, altro punto interessante, nel senso che i miei genitori mi piazzavano là davanti e chiedevano se io tranquilli, perché la televisione era in qualche modo un posto sicuro, erano in visite del tempo, io stavo lì, e chiaramente questa cosa vista in maniera così massiccia ha creato una
come posso dire, mi ha condizionato sì. Nella crescita. Anche quella artistica. Non so, questa dopo, sicuramente dopo, ma all'inizio proprio, lo ripeto, secondo me rientra anche nella formazione del sistema di valori. Mi spiego meglio, ci sono dei cartoni animati, per esempio, era un po' la poetica del cartone, dell'anime giapponese, quella del sacrificio, per esempio, l'impegno del sacrificio. Faccio una citazione per chi ha visto il cartone animato, Mimì Aiwaki, che prima, che per diciamo, ricevere i bug, quindi per allenarsi, si metteva delle catene di ferro attorno ai polsi per rendere chiaramente il gesto più difficile, quindi dopo per essere più performante. Però nell'immagine si vedevano colare gocce di sangue nei polsi. Per una bambina di 5-6 anni, vedi questa bambina, questa immagine resta molto potente, molto forte e diventa un condizionamento comportamentale. Cioè io da piccola sapevo che bisognava sacrificare, dovevo impegnare per ottenere un risultato. Quindi questa cosa perché non c'erano altre cose, perché è molto forte, anche traumatico, cioè scene anche cruenti, l'uomo tigre schizzava sangue da tutte le parti, quindi erano anche immagini molto forti, immagini di sesso, ancora le prime, quando Lady Oscar, quando Andrei, l'uomo che ha amato tutta la vita e che ha ahimè condizionato tutte le donne della mia generazione, chiaramente cercano quell'uomo. Questa scena di cui sta parlando è stata riprodotta addirittura nei Pokémon. E questa scena è stata anche censurata. Mettendo la stessa posizione di Oscar. Quindi c'è stata addirittura una versione di censura, cioè venne proiettata nella prima edizione ma successivamente censurata perché ritenuta scabrosa, cioè venne fuori un seno di Oscar. Quindi ecco, questo per far capire quanto forte è stato questo impegno. Credo che sia, ci si possono riconoscere tutti, e anche sguardi direi di sicuro. Soprattutto Gianni Nappa e Gianni Bervini della Rese Tart, senza i quali non sarebbe stato possibile questo progetto e anche in tutta la rassegna di un po' che è stato bella. Vi ringrazio, grazie a tutti per essere venuti. Grazie.